Liste d'attesa ancora più lunghe, costi aumentati per ticket, farmaci e degenze. E questa la fotografia scattata dal rapporto sulla salute che il Tribunale del Malato e Cittadinanza Attiva hanno presentato. Liste d'attesa ancora più lunghe, costi aumentati per ticket, farmaci e degenze. E questa la fotografia scattata dal rapporto sulla salute che il Tribunale del Malato e Cittadinanza Attiva hanno presentato al Ministero. Il rapporto parla di una sanità italiana quasi inaccessibile per molte persone. I dati emersi sono preoccupanti. Dopo la spending review assistiamo ad un aumento dei costi dei farmaci quasi del 26%, dei ticket per esami diagnostici del più del 16%, del costo delle degenze in residenze sanitarie assistite di quasi l'8%. Per i farmaci di fascia C, i malati, anche quelli cronici, sono costretti a spendere mediamente più di 1000 euro all'anno, cifre impossibili per molti, tanto che 9 milioni di italiani dichiarano di non poter acquistare farmaci pur avendone bisogno. Di questi 2 milioni e mezzo sono anziani, 5 milioni coppie con figli e 4 milioni residenti nel sud. Molti sono costretti a ricorrere a prestiti, aumentati considerevolmente anche i costi delle prestazioni intramenia, saliti del 24%, e se una famiglia avesse bisogno di una struttura residenziale per un familiare dovrebbe spendere quasi 14.000 euro all'anno. Ad allarmare non sono solo le spese impossibili, ma anche i tempi di attesa insostenibili, che vanno dai 13 mesi per una mammografia agli 8 per un'ecografia, ai 6 per una TAC, o ancora quelli per le visite specialistiche, dai 12 mesi per una di urologia, ai 6 per ginecologia e 5 per le visite ortopediche. E i pochi che possono ricorrono alla sanità privata, con richieste cresciute del 25%, anche nel caso di badanti, con aggravi notevoli di costi.